Ciao ragazzi, benvenuti. Quest'oggi, come potete vedere, abbiamo quattro dei migliori smartphone a disposizione per fare questo versus. Ci dispiace non poter avere anche il Sony Xperia Z1, che ci sarebbe stato sicuramente bene tra questi, quando Sony si degnerà di mandarci anche i suoi prodotti. Allora direi che potremmo anche inserire il produttore nipponico. Bene, detto questo, direi di andare subito a parlare dei dispositivi. Parliamo praticamente di dispositivi che montano sostanzialmente lo stesso processore, un quad-core della Snapdragon a diverso cloccaggio, 2,26 GHz per i due LG, per l'HTC One siamo a 1,7, per il Samsung S4 siamo a 1,9. 2 GB di RAM per tutti e quattro i dispositivi, tutti e cinque, tutti e quattro montano schermi da 5 pollici oppure 5,2 nel caso dell'LG G2, ma comunque tutti quanti sono appunto Full HD. Tutti quanti hanno fotocamere abbastanza prestanti, 13 megapixel per il G2 e per l'S4, 8 megapixel per il Nexus 5, gli ultra pixel per l'HTC One. Dal punto di vista estetico, secondo me l'S4 è il peggiore, poi abbiamo il G2, poi abbiamo secondo me il Nexus e poi il One. Secondo me il One dal punto di vista estetico rimane ancora uno dei migliori dispositivi, però direi che il Nexus si avvicina molto, secondo me siamo quasi alla parità. Solo un pochino più elegante il One. Per quanto riguarda le versioni software, abbiamo l'Android 4.4 per Nexus, 4.3 per S4, 4.2.2 per G2 e One. Abbiamo la Sense in questo caso, abbiamo tutto il pacchetto software e la Touch with Samsung nell'S4, tutto il pacchetto Q-Slide, HD, scusatemi, Quick Memo e possibilità di parcheggiare le applicazioni e le funzionalità tramite la porta infrarossi, quindi telecomando, disponibili però anche sul One e sull'S4, quindi tutte queste cose per, diciamo, LG. Nexus 5 invece è un po' più puro perché monta Android allo stato puro e quindi di conseguenza sono delle differenze anche rispetto a questo. Poi cosa dire ancora? 16 GB non espandibili, 16 o 32 GB non espandibili a seconda della versione, ma del prezzo parleremo alla fine. 32 GB non espandibili, 16 GB più l'espansione tramite la micro SD. Per quanto riguarda la ricezione, siamo tutti quanti su ottimi livelli. Ho notato solo una ricezione maggiore del wifi per quanto riguarda il One, e un pochino minore per quanto riguarda il Nexus, ma davvero siamo a guardare proprio il pelo. Per quanto riguarda anche la navigazione satellitare, abbiamo una ottima navigazione satellitare su tutti e quattro i dispositivi, forse una delle migliori è proprio quella che c'è sul Galaxy, ma devo dire che tutti quanti hanno una buona navigazione, anche il One si è trovato benissimo col G2, quindi direi che c'è una sostanziale parità anche su questa caratteristica. Inoltre dalla capsula regolare si sentono tutti quanti molto molto bene, direi che non ci sono particolari problemi. Per quanto riguarda l'audio, le casse dell'HTC One sono sicuramente superiori perché hanno questa doppia cassa e lì l'audio è nettamente superiore rispetto agli altri. Poi secondo me arriva il Nexus in seconda posizione e in terza direi quasi a pari merito, non ho visto grandi differenze tra il Nexus e tra il LG2 e il Galaxy S4. Bene, per quanto riguarda invece le mail, andrei a prendere una mail in ogni dispositivo, così la farò rivedere un po' qual è la differenza. Allora, per quanto riguarda il client mail, abbiamo in Samsung la possibilità di fare il resize di tutta l'email, quindi di vedere tutta quanta sulla stessa pagina. Stessa cosa può essere fatto sul G2, stessa cosa può essere fatta con il Nexus. Purtroppo il One ancora non permette questo resize. Per il resto invece tutti funzionano molto bene senza nessun tipo di problema. Non
Un'altra cosa, i tasti dell'S4 e dell'HTC One sono fisici, mentre sono a schermo quelli del Nexus e quelli del G2. Sostanzialmente il Nexus quindi è quello che ha lo schermo più piccolo, perché sono 5 pollici e una parte viene mangiata dai tasti, mentre l'LG G2, avendo 5.2, riesce a recuperare questa, a essere comunque alla fine quasi un 5 pollici effettivo. Bene, allora direi di concentrare quindi ora la nostra prova sostanzialmente su 3 punti. Il primo punto è la navigazione internet, il secondo punto è la fotocamera, quindi le foto e la visualizzazione delle immagini e video su schermo, e il terzo punto sono la giocabilità. Direi quindi di provare su entrambi i dispositivi queste cose. Quindi quello che possiamo andare a fare per prima è andare a vederci quindi le foto che ho scattato, quindi vedere anche come si comportano i diversi schermi su queste fotografie. Quindi andiamo in fotocamera, qui e qui. Allora, differenze dal punto di vista della fotocamera. Allora, sicuramente la fotocamera dell'HTC ci permette di utilizzare HTC Zoo, quindi la possibilità di andare a utilizzare quando facciamo delle foto delle piccole video di 2-3 secondi, un secondo prima che si scatta, 2 secondi dopo, quindi di conseguenza c'è anche questo piccolo movimento. E poi abbiamo invece sul Nexus, sulla classica fotocamera di Android, la possibilità di fare anche il video a 360 gradi, con invece il G2 che è anch'esso una fotocamera abbastanza classica, con qualche impostazione in più. Per esempio abbiamo modi, multiscatto. Dicevo, modi, multiscatto, normale, fotoritocco e varie impostazioni, scatto al CIS, ISO automatico, bilanciamento, la risoluzione 10 megapixel o 13 megapixel a seconda di 4 terzi o 16 noni. Diciamo, abbiamo parlato già di HTC Zoo, mentre con il Samsung abbiamo tutte quelle caratteristiche di Samsung, quindi le classiche vignette, tinta, fumetti, eccetera, e la possibilità poi di mettere sempre il bollino, come lo chiamo io, il francobollo, diciamo, per fare video e foto anche a chi le sta scattando in quel momento. Dal punto di vista della qualità, secondo me le migliori sono quelle del Samsung, e direi andarci a vedere qualche foto allora, già che ci siamo. Ecco qua, quindi andrei a prendere le foto che ho scattato. Eccoci qua. Perfetto, mentre andrei a prendere le stesse foto che ho scattato anche sul G2, le andrei a prendere allora anche per quanto riguarda il Nexus 5. Qui andrei in galleria, eccola qua, e andrei anche in galleria per quanto riguarda l'HTC One. Ok, perfetto, direi di prendere la stessa fotografia che ho scattato in notturna, quindi partiamo da lì. Ecco qua. No, ok, ecco qua. Allora, cosa dire di queste foto? Secondo me, le foto al buio vengono realizzate meglio prima dal Samsung. Sono più dettagliate. Poi, secondo me, il Nexus e l'LG G2 sono entrambe delle ottime foto, ma sono fatte un po' in maniera differente. Mentre quella del G2 è un po' più calda come colore, quella del Nexus 5, grazie magari anche al nuovo HDR, sono un po' differenti, sono un po' più chiare e con una buona luminosità della foto, nonostante fossimo in condizioni davvero scarse appunto di luminosità. Quindi sono buone. Bene, secondo me l'HTC One da questo punto di vista è un pochino, come dire, non sono convintissimo, ecco, di questa fotografia fatta con l'HTC One. Il problema non è tanto nella resa fotografica, che secondo me è anche buona, visto che viene catturata anche più luce con gli ultrapixel, e che però alle volte, no, alle volte, in genere con le foto dell'HTC One e anche quelle che si fanno allo scuro, purtroppo si ha poi una maggiore difficoltà nell'andare a fare zoom o vedere sul PC, perché tendono a sgranare un po' di più rispetto a quelle degli altri dispositivi. E succede anche per queste altre foto, quando uno va a fare uno zoom particolare del. Ecco, l'HTC One più di questo non ci fa andare. Se noi andassimo oltre questa.
questo zoom che abbiamo fatto in questo momento, vedremo, ci accorgeremo, quindi pensiamo dal PC che la foto tende un pochino a sgranare. Buono però anche per quanto riguarda il Nexus 5, avviciniamo un po' la camera. Dicevo, il Nexus 5, per quanto riguarda, ok, cosa ho fatto? Ok, sono uscito, scusatemi, ecco. Dicevo, buono per quanto riguarda anche le foto, le macro, il Nexus 5. Però anche qui in questo caso, quando andiamo a ingrandire leggermente un pochino la foto, va a perdere di dettaglio. Per quanto riguarda invece il Samsung, ciò sinceramente non accade. Le foto sono sempre di ottima qualità e non abbiamo nessun tipo di problema. Anche quando vanno a ingrandire, la foto non perde assolutamente di dettaglio, o perlomeno lo perde dopo molti molti zoom. Funzione Tok Tok per quanto riguarda il LG, sempre molto carina, è presente solo sul G2, e anche in questo caso quando si vanno a fare foto, eccole qui, questa è una bella macro. Beh, devo dire che la foto viene bene senza nessun tipo di problema, quindi direi che forse il G2 e il Samsung realizzano delle foto un pochino migliori, anche perché sulla carta hanno delle fotocamere sicuramente migliori. Bene, a questo punto, visto che abbiamo parlato di questo, andrei a vederci allora qualche foto di test. Eccoci qua, le abbiamo prese già sul Galaxy, le andiamo a prendere anche sul G2. Vediamoci un bello sfondo nero, le andiamo a prendere poi anche sugli altri dispositivi. Perfetto, ecco che è arrivato anche il Nexus 5. Un attimo che vado a prendere anche l'HTC One. Oggi davvero lavoro super per avere tutti questi telefoni in contemporanea. Ecco, è arrivato anche l'HTC One con Dropbox e con le nostre classiche foto di test. Allora, guardate che differenza, se magari rialzo un po' la camera, scusate, mi ero distratto, guardate un po' che differenza di neri che c'è tra il Samsung e tutti gli altri dispositivi. Il contrasto tra nero e scritta bianca lo vince nettamente il Samsung. Poi, secondo me, tra tutti arriva l'HTC, poi c'è il G2 e poi c'è il Nexus 5. Di contro, però, poi quando noi andiamo a vedere invece una schermo bianco, ecco qua, che andando a prendere poi lo schermo bianco, eccoci, e sicuramente poi guardate come tende più all'azzurrino il Samsung rispetto agli altri. Secondo me il bianco migliore, il contrasto migliore ce l'ha l'HTC One, e poi secondo me segue il Nexus, poi il G2 e poi il Samsung. Perlomeno questo è quello che mi sembra a me. Detto questo, per quanto riguarda delle foto, ecco, colorate, proprio questa qua volevo prendere, vediamocela così, con tutti questi colori. Eccola qui, vediamo su tutti quanti, più o meno la stessa zoomata, se riesco. Ecco qua, ok, perfetto. Beh, cosa dire in questo caso? Allora, a mio modesto parere, i colori più vivaci sono sicuramente quelli del Samsung. Il Samsung ha proprio questa caratteristica nel suo schermo di avere colori molto vivi, molto vivaci, e secondo me il G2 ci si avvicina, e perlomeno tra tutti quelli, tra tutti e tre gli altri, è quello che ci si avvicina di più. Per quanto riguarda invece il Nexus e l'HTC One, i colori mi sembrano un po' più realistici, magari meno cartonati, e quindi sono anch'essi di buon livello. Direi degli ottimi schermi con queste differenze. Quindi abbiamo parlato anche di schermo. I video vengono prodotti in Full HD ottimamente su entrambi. Direi quindi di chiudere la nostra Super Maxi, direi, recensione confronto con Asphalt 8 su entrambi i dispositivi. Anzi, in genere dico entrambi perché, scusate il lapsus, ma in questo caso i dispositivi sono ben 4. Quindi Asphalt 8, eccolo qua, lo andiamo a prendere. Siccome qui lo troviamo già pronto, direi a questo punto di rifarlo ripartire e cerchiamo di far partire tutti quanti allo stesso tempo, così anche se ora lo vedete al contrario, ma ci facciamo capire almeno
quale è il tempo di caricamento. Ok, proviamo a fare avanti. Ok, arriviamo tutti quanti su inizio gara. Poi cercheremo di fare per quanto possibile. No, non riuscirò mai, facciamo così. Sappiate che è partito prima il G2, poi il Nexus, poi il One, poi il Galaxy. Bene, il primo che è arrivato è il Nexus, è partito per secondo. Poi il G2, ma è partito per primo. Poi il Galaxy, ma è partito per ultimo. E poi l'HTC One. Quindi direi che quelli che hanno una maggiore rapidità, anche se parliamo davvero di micro di secondi, di 1-2 secondi, sono il Nexus 5 e poi il Galaxy S4. Poi viene il G2 e poi l'HTC One, da come sono riuscito a vedere. Bene, detto questo, partiamo magari dal Nexus, visto che abbiamo detto che è arrivato per primo. Facciamo partire prima il Nexus. E eccoci qua. No, scusatemi, ho sbagliato. Per sbaglio mi sono appoggiato sul tasto di spegnimento. Eccomi qua. Quindi stiamo giocando perfettamente senza nessun tipo di problema con il ok, mi sono schiantato con il benissimo, con il Nexus 5, senza, dicevo, nessun tipo di problema. Anche quando vado ad accelerare, il telefono rimane fluidissimo e non ha problemi. Per quanto riguarda invece l'S4, schermo con colori sicuramente più vivi rispetto al Nexus 5, spero di riuscire a farvelo apprezzare anche dalla camera. Anche qui la giocabilità è ai massimi livelli, vado a sterzare tranquillamente, anche se ora mi stanno portando fuori strada, senza nessun tipo di problema. Il telefono risponde perfettamente ai miei comandi. Prendiamo il One. Bello lo schermo anche il One, mi piace questa colorazione, forse un pochino anche un po' più realistica dell'S4, un pochino più maneggevole forse come il Nexus, anche per quanto riguarda i materiali rispetto al Galaxy. Comunque ottima la giocabilità anche sul One, e la giocabilità diventa ottima anche sul G2. Eccolo qua, nessun tipo di problema, ci permette di sterzare. Ecco, ora vorrà prendere la scorciatoia, ormai me la sono imparato, visto tutte le volte che vi faccio le recensioni. Direi davvero, anche in questo caso, no problem, perfetta la giocabilità. Peccato che questi tasti qui non scompaiono, ma rimangono sullo schermo per giustamente farci uscire. Magari sarebbe stato meglio scomparire quando toccavamo intorno a quello spazio, fossero riapparsi. Vabbè, insomma, questo è quanto. Allora, quale telefono di questi quattro meravigliosi telefoni scegliere? Sinceramente è difficile dire. Dal punto di vista economico, sicuramente il migliore è il Nexus 5, perché la versione da 16 giga si porta a casa con soli 349 euro. Gli altri si attestano tutti quanti a un prezzo che varia tra i 500 euro e, diciamo, i 550, anche se online più o meno si trovano tutti quanti sui 500 euro ormai gli altri prodotti, però comunque sono sempre all'incirca 150-200 euro di differenza rispetto al Nexus, anche se comunque il One è già in versione 32 giga, quindi dobbiamo fare un raffronto con la versione 32 giga che costa 400 del Nexus 5. Funzione Toc, funzione parcheggio applicazioni, funzione Q-Slide, Quick Memo e altre funzioni particolari per il G2, buona qualità fotografica, Android rossore puro, form factor uno dei migliori tra questi quattro, buona maneggevolezza, ottimi materiali, ottima rapidità e fluidità e tutti gli aggiornamenti in Android sempre in anteprima. HTC One, materiali da urlo, fotocamera forse un po' sottotono, scelta magari non proprio eccezionale, ottimo audio, una delle migliori che abbia mai sentito, forse il miglior audio mai sentito da uno smartphone, e tutta la qualità di HTC e HTC Blink Feed. Samsung, tutta la suite Samsung, tutto ciò quindi che va a riguardare le vari sensori, i Samsung Hub, Samsung Select, tutte quelle principali caratteristiche, e Android 4.3 sul Samsung Galaxy S4.
è una fotocamera davvero particolare con tante funzionalità. Quindi direi che per questo super confronto è tutto. Ci vediamo alla prossima, Mauro degli Innocenti per AndroidBlog.it. Ciao!